Questi due scarponi da montagna che farebbero inorridire qualsiasi calciatore dei giorni nostri, in effetti sono le scarpe da calcio di Ezio Loik. È interessante vederle anche di fianco, sono alte sopra la caviglia e sotto non hanno la tacchettatura nella parte superiore, ma hanno delle liste trasversali rispetto alla suola. Anche la legatura è piuttosto primitiva rispetto alle scarpe che vediamo adesso, però con queste scarpe Ezio Loik ha vinto due Coppa Italia e cinque campionati. Classe 1919, arriva dalle giovanili della Fiumana e dopo una tappa nel Milan approda nel Venezia, dove incontra il suo gemello di centrocampo Valentino Mazzola. Nell'estate del 1942 il Torino disputa la finale di Coppa Italia proprio contro il Venezia di Loik e Mazzola e perde questa partita. Ferruccio Novo rimane estasiato dal gioco di questi due campioni, in men che non si dica conclude il contratto col presidente del Venezia e se li porta a casa. Come dicevamo, Loik colleziona 7 stagioni al Toro in cui mette insieme 176 presenze e segna 70 gol. Vince, come dicevamo, 5 campionati e una Coppa Italia che va ad aggiungersi a quella vinta col Venezia. Ezio Loik, assieme a tutti i suoi compagni, perisce nel rogo di Superga il 4 maggio 1949.